Ci sono antenati che non sai di avere, venuti da terre lontane. Hanno attraversato la penisola in secoli turbolenti, quando il mondo antico era al crepuscolo e il Medioevo attendeva ancora la sua alba. Ci sono radici che devi cercare, anche in questi uomini del nord che hanno dominato l'Italia per 200 anni. Li hai chiamati feroci invasori, stirpe nefandissima, barbari distruttori della civiltà. Ma osserva le tracce che hanno lasciato, profonde, durature. Qui hanno trovato le capitali per i loro ducati ed eretto le fortezze per difenderli. Qui hanno incontrato il santo protettore del loro regno e promosso il suo culto. Qui hanno trovato la fede e costruito chiese meravigliose e imponenti monasteri. Hanno ridato voce all'architettura romana e all'arte bizantina. Hanno assimilato i valori del mondo antico ai loro per costruire qualcosa di nuovo e originale. Ci sono luoghi che il mondo ha riscoperto, quelli di un popolo che ha contribuito a costruire la nostra identità. I Longobardi in Italia. Siti italiani del patrimonio mondiale UNESCO. Patrimonio dell'Italia. Eredità per il mondo.